Quattro ristoranti, il mio viaggio nelle cucine italiane. Un solo obiettivo, aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante. Quattro ristoranti in sfida, quattro categorie da votare. Location. C'è troppa roba. Il tovagliato, se può vedere. Menù. Pesto da 10. Non ho altro da dire. Io questo non lo do manco al cane. Servizio. Mio padre ha detto che qui non c'è la panna, quindi non c'è la panna, hai capito? Conto. Non è veritiero. Due secondi piatti non l'ha scritti proprio. Un voto da assegnare da 0 a 10. Da questa stagione assegnerò anche un bonus. 5 punti a un solo ristorante per una categoria speciale scelta da me. Non arrivo. Ma non basta. Con il mio voto posso confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso. Per il vincitore, 5.000 euro da investire nella propria attività. Facciamo che ti metto allo specchio e ti parli. Potevi darmi 7, maledetto. Quattro ristoranti, parte la sfida. Questa è la città dei buongustai, Milano. Qui amano la tradizione, i vecchi quartieri e le osterie. Ma impazziscono per le nuove idee. Ristoranti, modaioli e case sempre più alte. L'importante è che tutto sia di qualità. Ecco perché sono qui a Milano a mangiare una pizza. Ma non una pizza qualunque, una pizza gourmet. È la nuova tendenza, pizzaiolo e chef uniti per arricchire con nuove idee e preziosi ingredienti un piatto simbolo dell'Italia, la pizza. Per questo, quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria gourmet di Milano. Ristoranti, ristoratori, pizzaioli, accendete il forno, la sfida sta per iniziare. Lo sa anche Alessandro, l'Italia è borghese. Scopriamo il primo ristoratore in gara, Carlo. Di lui si dice che sia stato il primo a portare la pizza gourmet a Milano. Mi chiamo Carlo, ho da poco compiuto 51 anni e ho creato la pizza biscottata gourmet. La scelta del locale è stata molto importante. Stile semplice ma elegante, raffinato, perché il concetto di gourmet deve abbracciare prima uno star bene per poi arrivare a quello che è il trionfo nel mangiare la pizza biscottata gourmet, che tutti reputano essere un'opera d'arte. È uno spettacolo, guarda che bella croccante che è. Vincerò perché la pizza biscottata gourmet è unica al mondo. Carlo. Ciao Alessandro. Prego. Grazie. Carlo, tu sei il pioniere della pizza gourmet. La mia è una pizza gourmet, no? Biscottata, oltre più. Gourmet, che cosa vuol dire? La parola gourmet credo che vada a raccogliere l'eccellenza del prodotto, il lavoro di chi va a usare il prodotto. Un'acciuga del Cantabrico in sé per sé è un prodotto gourmet. Beh, andiamo a prendere ora la più giovane in gara, Ludovica. Sono Ludovica, ho 25 anni, sono di Napoli. A 18 anni mi sono trasferita a Londra, dove ho fatto tutti i miei studi, e a Style è il nome della mia pizzeria qui a Milano. Vogliamo le cose saporite, vogliamo le cose tante, vogliamo le cose assai. Nella nostra concezione di gourmet partiamo dalla tradizione, però comunque con l'aiuto della mia esperienza a Londra siamo anche aggiornati, possiamo unire un cocktail a una pizza più tradizionale. Fa due margherite al tavolo 6, ma noi siamo variani, no? Il nostro team pizzaioli è fatto da chimici ed è fatto anche da tradizionalisti. Gourmet è l'unione di ingredienti di altissima qualità che messi insieme rendono un sapore unico ed esclusivo. Vincerò perché noi siamo tanto, noi siamo assai. Ciao Ludovica. Ciao. Come stai? Bene, tu? Pronta? Prontissima. A bordo. Andiamo. Ludovica, qual è il tuo punto di forza? Beh, la napoletanità della mia pizzeria e l'accoglienza. Pronta la sfida? Prontissima. Ora andiamo a prendere Matteo.
Mi chiamo Matteo, ho 38 anni e sono il proprietario di Garage Pizza. La location precedentemente era un meccanico di moto. Volevo che questo locale ricordasse questa mia grandissima passione. La mia pizza gourmet è accostamenti innovativi e contemporanei con influenze internazionali e una grande attenzione alla leggerezza e alla digeribilità del prodotto. Si può sicuramente definire di scuola più nordica rispetto alla classica napoletana. Pizza buona, ma sana e leggera. Riusciamo ad abbinare pizza con cocktail, pizze buonissime, colorate e belle da vedere. I miei avversari non mi spaventano. Vincerò perché con i nostri impasti non ce n'è per nessuno. Ciao Matteo, come molto stai? Molto piacere. Bene, grazie. Andiamo. Ciao. Matteo, cosa intendi per gourmet? Gourmet è contemporaneo, accostamenti innovativi abbinati a un impasto improntato sulla leggerezza. Ristoratori, c'è un ultimo sfidante. Si chiama Giorgio e si definisce un artista della pizza gourmet. Sono Giorgio, ho 34 anni, sono il titolare e maestro pizzaiolo di Lievità. A Milano io sono l'unico che propone la pizza napoletana come da tradizione, però in chiave gourmet. Utilizzo la farina macinata a pietra in purezza per i miei impasti e riesco a rendere la mia pizza digeribile, leggera, grazie a una maturazione molto lunga dalle 36 alle 48 ore. Per quanto riguarda i miei abbinamenti, penso di essere abbastanza coraggioso, sempre con grande attenzione alla stagionalità. Questa montanara con questo San Marzano sopra, hai capito che cos'è? Nettare degli dèi. Vincerò perché la pizza per me è un momento di festa, di convivialità e cerco ogni giorno di trasmettere questa mentalità al mio staff, così vinceremo tutti insieme. La ricerca della miglior pizzeria gourmet di Milano inizia dal locale di Giorgio, Lievità. Ristoratori, siamo di fronte al nostro primo ristorante, il ristorante di Giorgio, Lievità, pizzeria gourmet Milano. Mi dà l'idea di un posto esclusivo. Ci fa capire che forno a legna sicuramente all'interno. Scrivendo fuori pizza gourmet ti dà delle belle aspettative. Ciao a tutti, benvenuti a Lievità. Ludovica, ciao. Ciao Giorgio, come Eccoci stai? Qua, bene, come va? Giorgio. Molto piacere, Matteo. Ciao Giorgio, bravo. Benvenuto. Ciao. Ristoratori, sto cercando la miglior pizzeria gourmet di Milano e ci sono in palio 5.000 euro da investire nelle vostre attività. A termine di ogni cena dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto, il rapporto qualità-prezzo. Vi ricordo il bonus speciale di 5 punti che io assegnerò al miglior impasto dopo aver valutato le farine usate, i tempi di lievitazione e tutto ciò che serve per creare una buona pizza gourmet. Ristoratori, a voi l'ispezione della sala e io e te Giorgio andiamo a vedere le cucine. Andiamo. Io trovo un mare un po' spoglietto. Volutamente minimal, secondo me anche un po' troppo, dà quasi l'effetto un po' del vuoto. Non ci sono quadri, sono giusto i lampadari, queste sedie molto essenziali, no? La tovaglietta è una cosa che a me personalmente non piace molto. In contrasto col fatto di poter essere definita una pizzeria gourmet. Eccoci qua, il tuo regno di fronte al pubblico. Parliamo di impasto perché è oggetto di bonus. La nostra è una pizza napoletana gourmet perché utilizzo farina macinata a pietra. Questa in questo caso è la farina integrale. Vedi, c'è ancora la crusca. Assolutamente. C'è anche il nostro impasto standard, una farina simile a quella integrale però filtrata della crusca. Che lievito usi? Lievito di birra essiccato. Granulare? Sì. Questa? Questa è importante. È il termometro per l'impasto. Perché a che temperatura deve essere l'impasto? Il mio impasto deve essere chiuso a una temperatura tra i 20 e i 24 gradi. Sono veramente felice. Oggi ho mostrato ad Alessandro tutti i segreti dei miei impasti. Perfetto. Eh? La pavimentazione è molto milanese, no? A me non piace, non mi piacciono i colori, lo trovo un po' tristino. Non ci vedo Napoli, addirittura il pavimento è antico milanese. Giorgio, adesso va condita questa pizza. Va resa gourmet. Assolutamente. Vado a tavola e me la vado a gustare. Io non chiedo altro. L'ispezione nella pizzeria di Giorgio si è conclusa. Ora è il momento di assaggiare la sua proposta e di capire se quella del Lievità sia una vera pizza gourmet. Ristoratori, eccoci qua. Prima cena, siamo da Giorgio, Lievità.
Eccoci qui. Oh, buonasera. Molto bene, maestro, maestro. Grazie. Allora, menù è gourmet? Ovviamente, è sempre tutto gourmet qua. Accostamenti un po' troppo classici, già visti e rivisti. Mi piace, lo trovo molto essenziale, molto minimal, carino, però la napoletanità ci vuole un po'. Leggendo il menù dà questa sensazione di gourmet. Gourmet è semplicemente saper mangiare il buon cibo, però ci dobbiamo impegnare. Ludovica. Io vorrei il crocchetto di patate e poi la viola con la birra consigliata. Carciofi e baccalà in pastella. Sì. E a seguire Sua Maestà. Matteo. Bocconcini di mozzarella dorati e a seguire una puntarella. La montanara. E poi io prenderò un baccalà italiano in Germania. Perfetto. Ragazzi, i nostri fritti devono essere leggeri, danno spazio a una pizza altrettanto leggera. Iniziamo con gli antipasti, signori. La montanara, croquet, carciofi e baccalà e i bocconcini di mozzarella. Buon appetito. Grazie. Grazie. Mi inizio a preparare tutto il resto. Ludovica. I croquet sono, mi sembrano un po' piccoli, però la mozzarella filante. Matteo. Frittura molto leggera, me l'aspettavo un pochino più saporita, un pochino più corposa di sapore. Carlo. Gli antipasti sono così poco gourmet che io li eliminerei. Ragazzi, allora mi raccomando, napoletana ma gourmet. Allora, eccoci con le pizze, signore. A baccalà abbiamo la puntarella, la Sua Maestà, la viola. Okay. Buon proseguimento. Grazie. Allora, eccola qui, la pizza gourmet di Lievità. Posso fare un appunto? Avrei, ci mancherebbe, avrei preferito se il cameriere ce le avesse spiegate forse un pochino meglio. Non ha spiegato gli ingredienti, gli accostamenti, cosa secondo me è fondamentale in una tipologia di locale come una pizzeria gourmet. Ludovica, pizza viola, giusto? Sì, pizza viola. Gorgonzola, salsiccia? Salsiccia, radicchio, radicchio, buono, tutto buono. Trovo gourmet gli ingredienti. Sull'impasto integrale se non sono convinta, non penso che la pasta non sia cresciuta bene. L'impasto non lievitato è un errore molto grave per una pizzeria che si definisce pizzeria gourmet. Matteo. L'abbinamento tra le materie prime è molto buono, lo trovo azzeccato. Mi piacciono molto le puntarelle con la colata di alici. Devo fare un appunto sull'impasto, come diceva Ludovica. Sembra quasi che non abbia maturato prima della cottura, che è quella tempistica che fa sì che l'impasto poi esca bello alveolato e bello, ben cotto all'interno. E ricordiamoci che l'impasto è oggetto di bonus. Il nostro impasto non sta piacendo a nessuno. Non piace. Mi dispiace subire critiche tecniche poi da persone che magari non fanno il mio stesso mestiere. Baccalà. Broccoletti, olive, pomodori secchi. Buona negli accostamenti, abbastanza basica su quello che è la tecnica applicata sulla stessa pizza. Quindi una pizza piuttosto basica e non gourmet. Pizze di questa tipologia ormai le si mangiano ovunque. Cosa manca a queste pizze per essere eventualmente chiamate pizze gourmet al 100%? Creatività. Matteo? Anche secondo me, innovazione. Condivido. Non c'è né quel tocco napoletano, non direi né che è una pizza napoletana, ma neanche che c'è quel tocco in più dello chef che la rende una pizza particolare, una pizza unica. Eccoci qua con i dolci. Grazie. Come dicevo, il cioccolato, pastiera classica, la nostra cheesecake e per finire la pizza del giorno di Giorgio. Fantastico, grazie. A voi. Ragazzi, grazie. È andato tutto bene. Te l'ho detto. Da domani mi divertirò a provare il loro prodotto. Non aspetto altro. Buonissimo. Buonissimo. Matteo? Molto buona anche questa cheesecake rivisitata. Buona, buona. Il dolce era la cosa più buona, però sul campo ancora c'è da mettere tanto. Eccoci qua. Grazie, caro. A voi. Secondo voi, quanto abbiamo speso qui da Lievità? 150. 134. Secondo me sui 120, 125. Ristoratori, abbiamo speso 154,50 €. In una città come Milano ci può stare. È giusto. Ci sta. Allora, vado a prendere i taccuini e vi ricordo di dare il vostro voto da 0 a 10 per le quattro categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Alla location ho dato 6 perché non mi è piaciuto il fatto che non c'era nulla di Napoli. Al menù ho dato 6 perché credo che l'impegno debba essere sempre premiato, ma col minimo di sufficienza.
Servizio dato 6 perché ci sono state alcune sviste, appunto, del fatto di non aver spiegato gli ingredienti, cosa fondamentale per una pizzeria gourmet. Al conto ho dato 7 perché era giusto. Abbiamo mangiato quello per cui abbiamo pagato. Giorgio è il classico maestro pizzaiolo. Ho apprezzato la grande attenzione che mostra per le farine e la cottura della pasta, rigorosamente in forno a legna. La sua pizza gourmet unisce qualità dei prodotti e dedizione all'impasto. Basterà per avere il mio bonus di 5 punti? Lievità ottiene 73 punti. Se da una parte gli ingredienti gourmet hanno convinto, dall'altra gli impasti hanno già fatto discutere. È da capire se l'impasto di cui Giorgio va tanto fiero sia all'altezza del bonus. La sfida milanese a suon di pizze gourmet si sposta nel ristorante di Carlo. È il momento della sua pizza biscottata gourmet. Ristoratori, siamo di fronte al ristorante La Pizza Biscottata Gourmet, laboratorio di ricerca gastronomica. Mi fa pensare che c'è uno studio, mi fa pensare che è una cosa elaborata. È un privilegio avere un Dior esterno a Milano sulla strada? Sicuramente può essere un pregio, però su strada, con i rumori, lo smog... A me i colori non piacciono, mi ricordano un po' quelli di Lievità. Cioè, quindi stai dicendo che non ti sono piaciuti i colori soliti? No, io preferisco colori un po' più vivi. Ok. L'arredamento esterno non mi è piaciuto. Da cliente non entrerei. Signori, benvenuti. Carlo, come stai? Benissimo, Alessandro. Tutto bene? Allora, ristoratori, buona ispezione. Io e te, Carlo, andiamo a vedere le cucine. Subito. Primo impatto piacevole, bello. Mi dà l'idea di un locale più intimo e meno di una pizzeria. Un po' pesante. Queste poltrone di velluto enormi. Vedo quel tavolo lì con tovaglie e questi senza. Non ho ben capito questo dettaglio. Allora, vedo che c'è il forno elettrico. Perché crediamo che con la cottura a 350 gradi è più che sufficiente un forno elettrico. Ok, questo impasto qui. Questo è un impasto per il 70% con integra. Noi andiamo molto a miscelare quelle che possono essere le farine. Usi lievito madre, usi la biga, usi un polish. Quindi usiamo un lievito di birra classico. Classico. La percentuale di lievito all'interno dell'impasto è del 0,017%. Le ore di maturazione 36-40 ore. E poi minimo 6 ore per quanto riguarda la lievitazione in sé per sé. Mentre pinto in forno, io mi controllo un po' i frigoriferi. Va un po' pulito questo abbattitore, caro? Sicuramente. Guarda questi contenitori come vengono mantenuti. Non è una cucina proprio, eh? Guarda qua. Io non ci credo a quanto visto. Credo che questa volta abbiamo commesso un errore. Le luci? Carine. Sì, giusto... queste non sono male, ma quelle in vetrina... Finito Natale. È un po' fuori periodo. Comunque è calda come sale, è accogliente. Ricorda un po' Carlo, comunque si vede questa cura per il dettaglio, però io ho dimenticato che si mangia la pizza qui, c'è. Oh, però c'è una bella alveolatura. Vado a tavola perché questa è la base e voglio vedere la parte gourmet. Buon lavoro, grazie. A dopo. Il ristorante di Carlo ha una location curata e piena di personalità e lui è pronto a offrire la sua versione gourmet di pizza. Questa è la vera pizza gourmet. Si chiama biscottata perché è un biscotto. Riuscirà a convincere i suoi avversari? Ristoratori, la nostra seconda cena, siamo qui da Carlo. Ho l'ansia. Hai l'ansia? Ho una situazione un po' pesante, un po' formale. Il gourmet lo voglio vedere nelle pizze, non nell'ambiente. Per una pizzeria gourmet sicuramente c'è un'atmosfera piacevole. Buonasera Carlo, come Buonasera. Stai? Buonasera. Buonasera signore. Noi vi lasciamo la nostra variazione, una biscottata che comprende su questa carta gli antipasti e il dessert. E in più vi lasciamo quella che è la carta delle biscottate. Da un lato le pizze e da un altro gli antipasti e i dolci, alquanto insolito. La pizza biscottata gourmet è una biscottata molto ricca. Oh. Importante. Sì. Il nostro consiglio è quello di dire mangiate la biscottata, sì, poi passate direttamente sui dessert. Gli antipasti non prendeteli. È la prima volta che mi capita. Un ristoratore mi consiglia di non prendere gli antipasti, altrimenti non riuscirei a mangiare il dolce. Interessante.
ti do una brutta notizia, Carlo. Gli antipasti li prendiamo tutti. Sono 4. Benissimo. Poi andiamo sulle pizze biscottate gourmet. Ai formaggi. Io vado di biscottata di mare. Perfetto. Una vegetariana. Io voglio capire come una classica margherita diventa una pizza gourmet. Bene, grazie. Grazie. Via ragazzi, dai. Il ciccio ce l'hai pronto? Guardale che belle. Venite con me. A Ludovica questa frittella alla barese, un carpaccio di manzo a Matteo, un salmone e qui è parmigiana di melanzane. Prego. Grazie, signori. Carlo. Grazie. Signori, assaggiamo. Adesso incominciamo a lavorare sulle biscottate. Ludovica. Il mio antipasto era leggermente unto, però diciamo nella media di una montanara. Matteo. Il carpaccio era buono, mi sembra più una carne asada, quella spagnola, però prodotti freschi, quindi buono. Giorgio. Salmone affumicato di qualità e mi piace anche il dettaglio di questo piccolo disco d'impasto che comunque ricorda la pizza, quindi ci sta. Adesso arrivano le nostre pizze biscottate gourmet. Dai che non sanno neanche che cosa vuol dire biscottata. In Campania, se la pizza è biscottata il cliente te la manda indietro. Cioè un napoletano mangiando la nostra biscottata ha rinnegato la sua esistenza. Cioè ragazzi, guardate. Allora, eccoci. Integrare la formaggi. La classica margherita. Qui abbiamo la mare e questa, Giorgio, è la Samuelli. Buon appetito ancora. Grazie, caro. Non mi piace per niente. È tutta quella farina che si è cotta sopra l'impasto. Molta, molta farina granulosa che si poteva toccare con il dito. Vi ricordo che l'impasto è il nostro oggetto di bonus. Ha un problema con la farina, un grave problema con la farina. L'impasto assolutamente non è gourmet. Giorgio. Ti posso dire che è gourmet perché in una singola fetta io riesco a cogliere quelli che sono tutti gli ingredienti e quindi il gusto complessivo della certo. ricetta. Però dico, perché tutta questa ricetta complessa se poi alla fine in bocca ho cipolla? Sulla piastrella riceveremo tante di quelle critiche che non potete immaginare. Matteo. Apprezzo molto la scelta di questa piastrella. Sì. Calda e mantiene il prodotto caldo. Pizza di mare, buona come insieme di sapori, buono l'abbinamento, bordo un po' troppo pronunciato. Gourmet? Gourmet, sì. E biscottata o no? Secondo me non è biscottata. Chiamiamo Carlo e facciamoci spiegare perché questa è una pizza biscottata. Carlo, ti vogliono al tavolo? Arrivo. Carlo, perdonami. Cosa intendi per biscottata? Ecco, quando tu la mangi fa crunk crunk. Ed è di una friabilità, con tutti i sapori che si vanno a incontrare, va proprio a definirla biscottata per questo motivo. Prego. Grazie, signora. Carlo. A questo punto io non ho capito che significa biscottata. No, ma come fanno a non sentire il fatto che possa essere biscottata? La biscottata è crollata. Sulla margherita, tanti ingredienti messi sulla pizza in maniera grossolana, intera. Troppo condimento. I condimenti sono molto pesanti. Quello che ho detto io, non dovevo mangiare l'antipasto. Ah. Alla fine della fiera non è né gourmet e non è neanche biscottata. Ludovica. Condivido. Giorgio e Ludovica sono stati molto critici nei confronti di Carlo, forse anche troppo. Pizza e formaggi, bilanciata come sapori, anche piacevole l'abbinamento, l'accostamento dei prodotti, erano indubbiamente delle pizze gourmet. Ristoratori, è il momento del dolce. Eccoci qua, signori. Io credo che a Ludovica piacerebbe il gelato. Guarda che meraviglia. Una panna cotta della tradizione, tiramisù nella sua semplicità. E per chiudere, una crostatina alle arance. Grazie. Signori, buon appetito ancora. Va bene, signori, assaggiamo e vediamo com'è. Perfetto. Tutti serviti, tutti a posto. Molto bene. Matteo. Allora, buona, leggera. Si sente che è un prodotto fatto in casa. Mi piace l'accostamento dei sapori e mi piace come è stato presentato. Sì. Giorgio. Tutto fumo e niente arrosto. Ristoratori. Quanto abbiamo speso questa sera alla pizza biscottata gourmet? 190. 145. 145. Io dico 170. Abbiamo speso 182 euro. Un tantino
eccessivo forse. Giusto, per la location, per l'ambiente, il tutto ci sta. Bene, ristoratori, vi ricordo che potete esprimere il vostro giudizio con i voti. Allora, location ho dato 5 perché non dà minimamente l'idea di essere una pizzeria. Al menù ho dato 6 perché ho mangiato delle pizze innovative, delle pizze particolari, anche se chiaramente con qualche problematica. A servizio ho dato 3 perché è stato fatto da Carlo e non mi è piaciuto. Al conto ho dato 3 perché l'esperienza nella sua totalità non vale quel prezzo. Carlo è il cavaliere della pizza biscottata. Per lui è l'unica vera pizza gourmet. L'ho trovato un concetto molto interessante. Però bisogna fare più attenzione in cucina. Ordine e pulizia sono fondamentali. Con 49 punti, Carlo si posiziona al secondo posto della classifica parziale. Il suo impasto biscottato non è stato capito dai ristoratori. Gourmet, invece, la presentazione delle sue pizze a spicchi, in grado di far assaporare l'insieme degli ingredienti in ogni singolo spicchio. I've got no roots for my home. Tra una pizza gourmet e l'altra, la sfida arriva nel quartiere Isola al ristorante pizzeria Assaie. Ludovica attende i ristoratori per mostrare loro la sua location made in Napoli. Ristoratori, siamo di fronte a Assaie, il ristorante di Ludovica. Non mi fa pensare proprio al gourmet, perché di solito il gourmet sono piatti da degustazione, quindi non di quantità. Però la J con la forma del cornicello napoletano, quello è simpatico. Ciao, benvenuti. Ciao Ludovica. Ludovica molto elegante, bella presenza, ci ha accolto in maniera cordiale, affettuosa. I tuoi colleghi non vedono l'ora di fare l'ispezione dentro il tuo ristorante, pizzeria, e io voglio vedere la tua cucina. Sei pronta? Prontissima. Indubbiamente il locale è carino, piacevole. Credo che ci sia stato un bello studio sotto, eh? La napoletanità si sente tutta, eh? Sì, sì, assolutamente. Anche i colori sono molto partenopei. Molto belle le foto rappresentanti i personaggi storici della commedia napoletana. Qui c'è la tovaglietta che io non gradisco, questo ormai è chiaro, no? Cioè, basta! Toglierei tutto quanto, lascerei solo la posata, il tovagliolo. Nelle storiche antiche pizzerie di Napoli si mangia sul marmo. Ludovica, questa è la camera di lievitazione. Questo è un sistema biga. Spieghiamo che cos'è la biga. La biga è un preimpasto, quindi non è un impasto diretto, come vuole la tradizione napoletana. È più moderno. È più moderno, sì. E c'è uno studio. Certo. Quello che invece nella tradizione napoletana non c'era. E questi? Questo è questo impasto. Quindi questo impasto sta fermentando da 2 ore. Vuol dire che più o meno ce ne vorranno almeno altre 18. Questo è pronto per domani. Ok, per domani. Mi ricorda un pochino i buffet dei villaggi turistici. No, questo è più elegante, bisogna dire. Non è gourmet, ma è più elegante. Forse che andrebbe fatto espresso questo. Un dolce che sta lì posizionato per 3 ore. Cioè, parliamo. Eccoci qua, entriamo nel vivo della pizza gourmet. Ah, vedi, una bella verdura grande, ma... Vado a tavola. Va bene. Buon lavoro. A dopo. A dopo. La giovane Ludovica ha saputo coniugare napoletanità e ricercatezza gourmet nella sua location, raccogliendo i consensi dei ristoratori. Non le resta che confermare i giudizi positivi con la sua proposta. Buonasera. Eccoci Buonasera. Qua. Benvenuti. Grazie. Allora, il mio menù, ci sono gli antipasti tradizionali fritti, poi abbiamo pizze tradizionali, contemporanee, non ci interessano, andiamo sulle gourmet e qui potete trovare anche le gourmissime del mese. Già gourmet, un aggettivo molto complicato da abbinare, e gourmissima, ne parliamo proprio. Giorgio, il menù. Ci sono degli ingredienti di provenienza interessante, un po' da tutta Italia. Le fotografie credo che vadano in contrasto con quello che è il concetto di gourmet. Menù prettamente turistico. Eccoci qua, Carlo. Io prenderei volentieri una mozzarella in carrozza. E che pizza, Carlo? Un culatello e pecorino. Allora, il panzerotto partenopeo e un integrale blè. Pasta integrale. I fiori di zucca ripieni. Come pizza? Farei una carbonara. Prenderò la zizzona di battipaglia. Una gourmissima pure io. Tonno e cipolla. Allora, qua vanno a coppie, ok? Eccoci qua. 2 crocchè, una mozzarella in carrozza, 2 fiori di zucca ripieni. Oh.
come può essere dato come antipasto una zizzona dove ci mangiano 5 persone intorno? È assai, come la pizzeria si chiama assai e quindi l'antipasto è assai. Poi vedo delle macchie in questo piatto che... Che è successo? No, stavo notando che il piatto presenta parecchie macchie. Una disattenzione del genere non è da servizio all'altezza, insomma. È stato un piatto sporco, non so dove l'hanno preso. Ok, però sono il tuo tavolo, 4 coperti. Eccomi qua, chi è che ha fatto sporco? Mi dispiace, sì, grazie, Matteo. Che era sporco, grazie. Sì. Eccolo qui, buon proseguimento. Io ho assaggiato la mozzarella in carrozza, sembra che possa assomigliare un po' troppo a quello che può essere l'impasto della pizza. Trovo che non ci sia niente di male, magari anzi si possa essere un valore aggiunto. Giorgio. Non sono soddisfatto del croquet perché sento comunque un sapore di formaggio, ma non sento il sapore della patata. Ludovica. Perché ti ho voluto qui? Perché Giorgio sostiene che sente poco il sapore della patata. C'è un po' come un po' il croquet napoletano, c'è un po' di pepe, c'è un po' di sale, di salame, cioè che c'è un'unione di sapori. Quando ordino il croquet voglio sentire il sapore proprio della patata. Comunque, prodotto molto molto commerciale. Noi siamo attaccati alla tradizione, il croquet si fa con dentro tutto quello che noi ci mettiamo e quindi così e ci siamo. Soddisfatti? Io personalmente no. La nostra tonno e cipolla. Grazie. Tonno tataki su stracciatella d'Andria e cipolla di Tropea caramellata. Grazie. Integrale black. Black Angus con pomodorino marzanino e caciocavallo nero di Puglia. Culatello e pecorino, marmellata di fichi. Qui abbiamo la nostra carbonara. Il carciofone. Il carciofo è arrostito e ripieno di carbonara. Sono rimasto impietrito. Quel carciofo ti inibisce? Ma è decorativo, adesso vediamo se stava bene con i sapori della pizza. Giorgio, alla vista è gourmet. Non è spicchiata, siccome io la intendo anche come condivisione, la pizza gourmet. Oltretutto ogni fetta deve avere tutti i sapori. Qui io dovrei tagliare e poi assemblare io, no? Stanno dicendo che la pizza gourmet deve essere tagliata a spicchi. Il fatto è che noi sì siamo gourmissimi, ok? Infatti alcune pizze sono tagliate a spicchi, esatto, però alcune comunque manteniamo la tradizione. Giorgio, per me il gusto nell'insieme è accettabile, però la bresaola si sta quasi cuocendo e non mi piace. Ok. Il pasto integrale non è un integrale vero. Sembra una farina bianca, quindi tipo zero, con un'aggiunta di crusca. L'impasto è leggero, sì. Ben lievitato, ben cotto all'interno. Per quanto riguarda l'accostamento, carbonara, quindi risulta abbastanza pesante. La scelta di mettere la carbonara sulla pizza è abbastanza azzardata. Uno che ordina la carbonara, cioè che cosa si aspettava, l'insalatina? Carlo. Credo che l'attacco di tonno sia troppo invasivo nei confronti della pizza. Bene gli accostamenti con questa confettura di cipolla di Tropea. Oserei dire un po' troppo piena, un po' troppo carica. Bravissimo. Il tataki di tonno non può essere servito così spesso su una pizza. È ingestibile. Le pizze che abbiamo assaggiato fino adesso sono gourmet. Forse l'unica era la tonno e cipolla. È abbastanza normale. È troppo, troppo forte la classicità della pizzeria napoletana. Non ho trovato un prodotto d'autore. Loro, è normale che vogliono parlare solo di gourmet, perché loro non sanno che noi stiamo rispettando anche tradizione napoletana. Tirami su. Cannolo scomposto. Grazie. Pastiera. Fantastica. Il nostro papà, con crema alla vaniglia. Prego, grazie. A voi, signori. Grazie. Grazie. Buona continuazione. Allora, assaggiamo e vediamo come sono. Sì. Carlo, com'è la tua pastiera? Molto buona. Com'è il babà? È buono. Ho provato anche col rum, ottimo, mi è piaciuto. Tutto assai, forse troppo assai. Prego. Grazie, caro. A lei. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso qui da Ludovica assai? 135 euro. 142. 120. Abbiamo speso 171 euro. 18, tonno cipolla, non è poco. Signori, vado a prendere i taccuini. Alla location ho dato 8 perché è una bella location, mi è fatta molto bene. Almeno ho dato 4 perché non ci siamo. E le pizze, personalmente, magari ci potrei venire a mangiare una margherita. Al servizio ho dato 3 perché il piatto sporco è un errore imperdonabile.
al conto dato 4 perché non puoi far pagare 170 euro con un'offerta di questo genere. La Ludovica, sei a Napoli, la patria della pizza. Lei con la sua cazzimma è riuscita a creare un concetto di gourmet che parte dalla sua tradizione napoletana, ma allo stesso tempo azzarda abbinamenti insoliti. L'unico consiglio che mi sento di darti, Ludovica, è riduci le porzioni. Tanto si mangia assai, 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 troppo assai. Il ristorante pizzeria Assai si posiziona al secondo posto con 60 punti. Le critiche non sono mancate, così come uno scivolone sul servizio. La sua offerta di pizze gourmissime accanto a quelle più tradizionali ha diviso i ristoratori. La sfida per la miglior pizzeria gourmet di Milano si conclude da Matteo, che aspetta i suoi avversari nel suo Garage Pizza & Co. Ristoratori, siamo davanti al quarto e ultimo ristorante, Garage Pizza & Co. E Company. Non lo so, che vorrà dire? Cocktail. Forse cocktail. Forse cocktail. Non ti dà l'idea di una pizzeria, non ti dà l'idea del gourmet, però ti dà l'idea di un locale, ecco. Matteo, buongiorno, eccoci signori. Qua, come stai? Benvenuti a Garage Pizza. Oggi tiriamo le fila di questa sfida e decreteremo la miglior pizza gourmet di Milano. Vi ricordo inoltre il mio bonus, un bonus speciale di 5 punti che io assegnerò al miglior impasto. È tutto chiaro? Sì. Chiarissimo. Bene, ristoratori, buona ispezione e io e te, Matteo, andiamo a vedere le cucine. Bancone molto grande all'ingresso. Sì, sì, si vede che il cocktail e il bar comunque sono importanti in questo locale. Quando entri ti sembra di essere in un loft, non pensi di essere in una pizzeria. Eccoci qua. Matteo, la scelta di un forno elettrico. Questo forno completamente in pietra è indispensabile per realizzare le basi di focaccia bianca che con un forno a legna tradizionale si brucierebbero. Andiamo subito all'impasto. I nostri impasti sono composti da farine biologiche. Sì. In linea abbiamo sempre il nostro impasto classico, che è un seme integrale. Poi ne vedo una rosa. Qui abbiamo un barbabietola e qui abbiamo un impasto alla curcuma. Quindi qui anche l'impasto diventa un po' più gourmet. Quanto tempo lievita? Lievita dalle 48 alle 72 ore. Un bel po'. Ma richiama un po' gli anni 50, no? Come dire, con queste foto, vado ad associare ad un locale, non alla pizzeria, vero? Sì, non capisco il genere. Cioè, ma magari si berranno dei buoni cocktail. Avrei preso una spremuta d'arancia, un omelette, magari anche l'hamburger, ma no, sicuramente non la pizza. Poca semola sotto. E sentori. Bella cotta. Matteo, vado a tavola e aspetto di vedere il resto. Mi raccomando. Garage Pizza & Co. è piaciuto perché rappresenta in pieno la personalità e la passione per le due ruote del suo proprietario. Ma la location è sembrata più adatta per sorseggiare un cocktail che per gustare una pizza gourmet. Ristoratori, la nostra quarta e ultima cena. Buonasera. Eccoci qua, Matteo, come stai? Buonasera. Vi lascio i nostri menù. Grazie. Allora, potete trovare nella parte frontale le nostre proposte, che sono suddivise in pizzini, che sono una sorta di antipasto. Poi abbiamo le nostre contemporanee, che sono le gourmet. Grazie. Grazie a voi. A dopo. Che ne dite del menù? Io dico che alcuni dei piatti e degli elementi serviti in questo agriturismo... Prego. Ma che vuol dire agriturismo? Interessante. Dov'è Matteo? Qui c'è qualcosa che non quadra. E ho pensato a un garage nell'agriturismo. Matteo, il tuo menù è farina del tuo sacco o hai preso spunto da qualche altra parte? Forse l'unica cosa che adesso a memoria sì. Mi dici? Cosa? Faccio copia e incolla della parte sotto delle allergie, l'unica cosa che... Bravo! E allora, correggiamo questo perché alcuni dei piatti e degli elementi serviti in questo agriturismo... Sarei molto imbarazzata se sul mio menù ci fosse scritto agriturismo. Bene, ordiniamo? Sì. Per me come pizzino vorrei un turì. E la tua pizza gourmet? Il tricolore. Carlo. È vegetariana? Vegetariana, perfetto. La contemporanea Portofino. Allora, io pizzino, tradizione e contemporanea prendo una Little Havana. Langhe, pizzino e io andrò sulla contemporanea mare. Perfetto. Una curiosità, ognuna di queste pizze, che impasto c'ha? Barbabietola, curry, cavolfiore, zafferano, multicereali, canapa, spinaci? Diciamo che sta il cliente... E allora, Carlo, cosa vuoi sulla Portofino?
La Parmavisola. Ludovica, per il tuo tricolore? No, io normale, passo normale. Io canapa, grazie. Molto buono. Giorgio? Mi piacerebbe i multicereali, però vorrei sapere prima quali sono. I cereali sono... Te lo faccio dire dal pizzaiolo, okay, che se ne occupa lui. I multicereali, mi aspetto anche che chi me lo vende sappia quali sono i cereali che ci stanno dentro. Perfetto, vado a riferire, grazie. Allora, vi dovevo dire cosa, di cosa è composta i cereali. Multicereali. Grano duro, segale, la farina di tipo 1. E poi dei semi di girasole. Semi di girasole. Ok, quindi sono 3. 4 col fiocchi d'avena. 4 con i fiocchi d'avena. Perché i 7 nani ne manca sempre uno. Credo che l'ansia nei suoi confronti abbia giocato un brutto scherzo. Signori, buonasera a tutti. E tu sei? Quello che, se volete, vi potrebbe fare qualcosa da bere. Barman. Esatto, sì. Ah? Il termine gourmet. Mixologist. Beh, queste terminologie nuove. Gradite abbinare un cocktail alle vostre pizze contemporanee? Sì. Io so già che pizza avete preso. Allora, noi ci affidiamo a te. Perfetto. Grazie mille, signore. Grazie. Più tardi, grazie. L'abbinamento cocktail-pizza molto valido. Abbiamo il turi, poi la vegetariana. Eccoci. Tradizione. Grazie. E Lang. Ristoratori, diamo un'occhiata al nostro antipasto. Pizzini, quindi una pizza piccola. Neanche tanto piccola, eh. Io ovviamente se vado in pizzeria prima della pizza non ordino un'altra pizza. Io amo le pizze, ma non fino a questo punto. Esce, non vuoi più vedere pizza per 4 mesi. Carlo, non me ne volere, però. Assolutamente. Mi sembra più biscottata questa che la tua biscottata. Allora, abbiamo 4 gourmet abbinati con dei cocktail. Quindi mi raccomando, massimo impegno come sempre e vediamo di non fare brutta figura. Signori, buonasera. Eccoci. Ancora. Allora, questo l'abbiamo preparato con della vodka, del succo di maracuja e del succo di arancia. Il Bloody Mary base wasabi. Poi abbiamo un gin tonic e invece per Alessandro il Chinese Democracy. Grazie. Signori, spero che vi piacciano. Grazie, grazie. Grazie a voi. Ci siamo? Allora abbiamo il tricolore. Grazie. Tricolore. Portofino. Poi abbiamo la Little Havana e la Contemporanea Mare. Grazie. Bravo, buon appetito. Ristoratori, la vostra prima impressione su queste pizze? Sono un po' perplesso perché prima pizzine e ora le pizze, ma sono uguali. Cioè la grandezza è uguale, la stessa. La pizza Portofino, lineare, i fiori di zucca che non sono di stagione, non aveva nulla anche a livello visivo che potessi portarmi una gourmet. Il tuo era un impasto di barbabietola, vero Carlo? Barbabietola. Si sente la barbabietola? C'è un leggero colore di barbabietola, ma non percepisci il sapore. Perfetto. Sembra di mangiare una pizza americana, cornicione non pronunciato, con un pomodoro cotto troppo. La tricolore è una pizza incommentabile, di basso basso livello. Giorgio. Questa è la Little Havana con Bloody Mary. E devo dire la verità, si abbinano bene. Connubio tra pizza e cocktail. Forse è proprio quello lo spirito di Pizza Garage. L'abbinamento cocktail-pizze ha fatto bingo, perché è piaciuto a tutti. Contemporanea Mare. Questa è una ricetta però... multispicchio. Multispicchio, sì. È divertente l'idea di avere uno spicchio con gambero e burro, uno spicchio con avocado e salmone. Questa probabilmente è la più gourmet. Ludovica. Gli riescono molto meglio le focacce delle pizze. Fa una focaccia gourmet, ma non fa una pizza gourmet. Due a testa, via ragazzi, dai, bravi. Cheesecake a lamponi, torta sacher, tiramisù. Grazie. Un pizzino dolce con della crema al cioccolato. Ora effettivamente è il pizzino, è lui, è proprio il pizzino, pizzino, veramente pizzino. Era un po' teso sicuramente, però alla fine ce la siamo cavata abbastanza bene. Ristoratori, secondo voi quanto abbiamo speso questa sera qui a Garage Pizza & Co? 154. 139. 170. Abbiamo speso 154 euro e 50 centesimi. Fantastica! Tanto poco, giusto? Ci sta. Sì, sì, sì. Va bene, perché poi ci sono anche i cocktail importanti. Allora, per l'ultima volta potete esprimere il vostro voto da 0 a 10 per le 4 categorie. Location, menu, servizio e infine il conto. Alla location ho dato 7 perché credo che sia una location originale, simpatica ed informale. Al menù ho dato 4 perché ho visto un grande dislivello fra le due focacce e le due pizze. Le due pizze erano improponibili.
Al servizio ho dato 5 perché mi aspettavo un Matteo molto più spigliato, mentre invece l'ho visto molto gessato. Al conto ho dato 7 perché è giusto pagare l'idea dei cocktail abbinati alle contemporanee. Al Garage Pizza ho trovato una location modaiola e fresca, dove tutto sa di contemporaneo, come l'abbinamento pizza cocktail, che ho trovato interessante e innovativo. Matteo propone una grande varietà di impasti. Sarà un punto a suo favore per ricevere il mio bonus? Chissà. Tra vivaci scambi di opinioni sulla definizione di pizza gourmet si conclude anche la quarta ed ultima cena. Garage Pizza & Co. si posiziona al secondo posto con 70 punti. Ristoratori, pizzaioli, ci siamo. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è, dovete salire in macchina. Io vi aspetto di fronte al ristorante del vincitore. Per i 4 ristoratori delle pizzerie gourmet di Milano è arrivato il momento di sedersi al tavolo del confronto e scoprire la classifica provvisoria. Ristoratori, pizzaioli, ci siamo. È arrivato il momento della verità. A questo tavolo scoprirete cosa pensa uno dell'altro. Sono tornato a Milano alla scoperta di una nuova tendenza, la pizza gourmet. E devo dirvi che siete riusciti a sorprendermi. Ora è arrivato il momento di scoprire la classifica provvisoria data dalla somma dei vostri voti. Inizierei da te, Ludovica. Alza la cloche. Cosa leggi? 60. Sei delusa? Un po'. Il menù come è stato valutato? 14. Chissà cosa pensa di te il tuo conterraneo. Giorgio, quanto hai dato al menù? 4. Però? Mancava completamente la stagionalità dei prodotti utilizzati nelle pizze gourmet. Non penso che sia così. Aspettavo di trovare cose più stagionali, più invernali. Invece ho trovato la carbonara, tonno e cipolle e quindi sono abbastanza deluso. Anch'io sono delusa dal voto. Ci tenevi? Sì, è quello a cui tengo di più. Ti dirò che però anche il conto è stato criticato. Che valutazione hai avuto sul conto? 12. Molto basso. Carlo, quanto hai dato al conto di Ludovica? 4 perché è un conto troppo alto in virtù a quel che è stato l'idea di gourmet che ho mangiato durante la cena. Se sceglievate la margherita e l'acqua naturale pagavate 10 euro. Esattamente. Con una gourmissima, con prodotti di altissima qualità, ovviamente lievita. Matteo, tocca a te. Come pensi sia andato? Meglio o peggio di Ludovica? Meglio. Alza la cloche. Cosa leggi? 70. Meglio, di ben 10 punti. Qual è la voce negativa? La voce peggiore è menù. Ludovica, quanto hai dato al menù di Matteo? 4. Perché era un po' povero per i miei gusti e troppa pizza ovunque. Cioè, gli antipasti avrei preferito che magari, non so, avessi scelto qualcos'altro. Giorgio, quanto hai dato al servizio di Matteo? Ho dato 5 perché da lui mi aspettavo molto di più, invece l'ho trovato un pochino gessato. L'emozione mi ha giocato un brutto scherzo. E ci sta. Carlo, tu porti avanti la tua filosofia pizza biscottata. È una filosofia che credo possa ricevere importanti critiche, come potrebbe ricevere importanti apprezzamenti. Vediamo allora. 49. Perfettamente in linea col pensiero che ho espresso prima. Infatti al momento sei ultimo. 21 punti sotto Matteo. Quanto hai totalizzato sul menù? 13. Giorgio, quanto hai dato al menù di Carlo? Ho dato 3 perché per me è male eseguito. Sia nel condimento troppo grossolano e abbondante, sia nella cottura della pizza che per rendere biscottata lascia un alone di farina dappertutto. Tu sei un maestro pizzaiolo che deve continuare a fare pizza napoletana. E lì devi star fermo, però se hai ragione. Ho la mia idea di pizza napoletana. Certo. È lontano anni luce da quello che tu fai ogni giorno, sicuramente. Ludovica, quanto hai dato tu al menù? Penso anch'io 4. Corretto, 4. Carlo, quando una pizza del genere è fatta a Napoli, è una pizza che è fatta da una persona che magari ha una settimana di esperienza. Cosa ne pensi? L'innovazione, l'osare, può portare a questo tipo di risultato. Veniamo a te, Giorgio. Alza la cloche. 73. Quindi al momento sei primo. Anche nel tuo caso il menù è la voce più bassa. 17. Matteo, quanto hai dato tu al menù di Giorgio? 5. Bravo.
Mi ha deluso l'impasto integrale, l'ho trovato veramente poco alveolato e abbastanza stopposo al sapore. Mi dispiace perché per noi è una grande particolarità e molte persone vengono appositamente per mangiarlo. Location, quanto hai preso? 18. Carlo, quanto hai dato la location? 7 spiegabile per due motivi. Inizialmente ho avuto un'idea della location, quando però poi si è popolato ho apprezzato, tra virgolette, la funzionalità di tutti i singoli elementi. Posso solo ringraziare. Devo dire che da questo confronto fino ad ora emerge che avete un concetto di pizza gourmet e filosofie completamente differenti. Al momento la classifica provvisoria vede Giorgio al primo posto con 73 punti, Matteo segue con 70, al terzo posto Ludovica con 60 punti, chiude la classifica Carlo con 49 punti. C'è ancora il mio bonus. Dopo aver valutato le vostre proposte, l'impasto che mi convince di più per farine usate, per fragranza, alveolatura del cornicione e digeribilità è quello di Ludovica. Con il mio bonus la classifica resta invariata, ma Ludovica sale a 65 punti. Attenzione però, perché manca ancora il mio voto, che può confermare o ribaltare il risultato. Qui c'è il nome del vincitore, ma per sapere chi è, dovete salire in macchina. Io vi aspetto di fronte al ristorante del vincitore. I ristoratori, su un van dai vetri oscurati, sono ora in viaggio verso la miglior pizzeria gourmet di Milano. Scusate, voi mi state dicendo che qui abbiamo una pizza napoletana gourmet. Allora, se è pizza napoletana... Perché la pizza napoletana non può migliorare? Cioè, quella è basta. Ma il suo impasto non aveva un minimo di cornicione. Ma non è una pizza però la sua tradizionale, eh? E cos'è? Non è comunque... Lui la definisce pizza napoletana gourmet. Non accetto da te principalmente, Giorgio, il giudizio dato nei confronti dell'impasto. Credo strategico / superficiale. Per quanto mi riguarda, la tua pizza non è gourmet, non è biscottata e per me non è neanche pizza. Tra i ristoratori continua il confronto, ma ora è tempo di scoprire chi vincerà i 5.000 euro del premio finale. Il voto di Alessandro ha confermato il risultato finale della sfida. È Di Giorgio la miglior pizzeria gourmet di Milano. Giorgio, complimenti! La tua è la miglior pizzeria gourmet di Milano perché unisci le tradizioni della pizza napoletana ad una rigorosa ricerca e un sapiente utilizzo della materia prima. Ti consegno 5.000 euro da investire nella tua attività. Che ci fai? Sicuramente comprerò attrezzatura. Mi pare giusto. Un fermalievita per la biga. Bene. Complimenti. Grazie. Meritato, voglio grazie. Ciao tesoro. La classifica finale, data dalla somma dei voti dei ristoratori con quelli di Alessandro, vede al primo posto il ristorante Lievità di Giorgio, al secondo Garage Pizza & Co. di Matteo, segue Ludovica con Assaie, ultimo la pizza biscottata di Carlo.